Ciao, benvenuti in un nuovo video. Oggi, vista la mia leggera passione per le creme a mani, vi andrò a recensire tutte le creme a mani che ho provato dell'Occitane, che sono queste. Prima di iniziare, comunque, vi ricordo di, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e mi raccomando di lasciare anche un commento se vuoi ricevere un premio. Di cosa parlo? Vai alla fine del video per saperlo. Ma adesso iniziamo col video. Allora, le creme dell'Occitane, eccole qua. Ho segnato, sto leggendo perché ho segnato ed è la quantità e il prezzo. Allora, 10 ml sono queste qui che sto utilizzando io, però la confezione da 30 ml viene 8 euro, se no quelle da 75 ml 17 euro. Questo per tutte, tranne che se vi avviso, comunque per tutte. Allora, direi intanto di iniziare con la prima. La prima che vi mostro è questa, è quella alla mandorla. E dice di essere, va bene, siero mani, unghie e della mandorla, vi ho detto. Allora, è questa qui, comunque la confezione. Allora, è la classica crema. Intanto mi piace perché basta poco prodotto, si massaggia bene, si stende bene, assorbe molto velocemente e subito dopo si può andare a fare qualunque cosa. Ottima quindi sia di giorno che di sera. La profumazione è di mandorla. Se vi piace il profumo di mandorla, questa è la vostra crema, perché oltretutto dura un pochino anche sulle mani. Classica crema idratante, idrata bene, lascia le mani morbide, ottima. Questa è da avere assolutamente in casa perché è valida. Poi la seconda che vi mostro invece è questa, Pivon Fora crema mani e basta, crema mani and cream, che è questa, che poi sarebbe alla peonia, questa. Allora, mi hanno detto che è una crema alla peonia ed effettivamente annusandola, cioè è fiore, è fioritissimo, proprio ricorda un giardino fiorito. Quindi, se vi piacciono i profumi fioriti, sicuramente vi piace questa crema. A me non fa impazzire, non piacciono troppo questi profumi super fioriti, ma devo dire che la crema fa il suo lavoro. Si stende bene, è bella morbida, assorbe velocemente, va bene sia di giorno che di sera, lascia le mani morbide. Non mi fa impazzire per il fatto che il profumo un po' resta sulle mani e questo profumo fiorito a me non fa impazzire. Però è un fatto personale, la crema fa assolutamente il suo lavoro e quindi valida. Andiamo avanti e la prossima che vi mostro è questa al karité. Dice di essere karité con 20% di burro di karité. Eccola qua. Questa classica al karité, che devo precisare che questa versione esiste anche nella versione da 150 ml a 23 euro. Considerate 75 ml 17, 150 ml 23, c'è un bel risparmio. Allora, karité classica, ma per l'inverno è fantastica, cioè proprio fantastica. Allora, il profumo è delicato, ricorda molto karité ed persiste un pochino sulle mani, ma non tanto. La cosa fantastica è la crema in sé, perché ha una texture che è quasi solida, ma appena va a contatto con le mani, ah, basta pochissimo prodotto. Va a contatto con le mani, si stende benissimo ed è bella morbida, è una coccola da massaggiare, assorbe in meno di un minuto e ripara davvero tanto le mani, soprattutto se sono arrossate o un po' screpolate col freddo. Questa è fantastica e assolutamente, se io dovessi pensare, compro una crema mani L'Occitane, quale compro? Questa, a occhi chiusi. Devo scegliere, scelgo sicuramente questa perché davvero fa il suo lavoro ed è fantastica, cioè niente da ridire, proprio perfetta. Oppure anche quando avete le mani un po' secche, magari avete fatto dei lavori in casa, perfetta. Io l'ho trovata molto molto valida anche per fare un bel impacco quando vado a contatto con la polvere, perché tendono a farmi prurito le mani. Un bel impacco con questa è davvero è miracolosa, quindi wow. Andiamo avanti. Quindi adesso vi mostro questa, che è quella alle Cherry Blossom, quindi fiori di ciliegio, che è questa qui. Anche questa come le altre, tranquillamente, è un buon potere idratante, assorbe velocemente, si stende bene e il profumo è fiori di ciliegio.
delicato, ma si sente, cioè proprio lo ricorda. Ecco, un altro di quei profumi che a me non fa impazzire, no, però cioè è buono. È più dolce, è abbastanza dolce, non mi fa impazzire. Infatti, i fiori di ciliegio a me non fa impazzire come profumazione, però mi piace di più che la peonia, mettiamola così, ed persiste un pochino sulle mani, è delicata, quindi nel caso volete una crema fiorita, ma non troppo, non come ad esempio la peonia o altre, però fiorita, fresca, Cherry Blossom sicuramente. E ora veniamo con l'ultima che ho provato. L'ultima che vi mostro è questa alla verbena, e è questa qui intanto, eccola. E anche questa è da provare perché è particolare. Allora, non so se c'è scritto sopra, infatti c'è scritto gel creme, quindi crema gel. Effettivamente ha una texture leggera, non è una crema proprio, è più un gel, solo che l'ho, mi sa, proprio finita. Proprio proprio finita. Sto cercando di spremerla per farvela vedere, ma è da provare perché è una texture molto leggera che si stende bene, assorbe immediatamente, però lascia le mani idratate e morbide. Allora, il profumo è fresco, freschissimo. Secondo me, oltre alla verbena, c'è anche una nota di limone. Questa è molto più adatta per l'estate, che però ha buon potere idratante, ma assorbe immediatamente. Il profumo di verbena un pochino resta sulle mani anche dopo l'applicazione, ma davvero valida, molto fresca. Se dovessi pensare una crema per l'estate, quindi che non sia troppo ricca, questa sicuramente. Quindi direi, ricapitolando, verbena per l'estate e dove l'ho messo, il karité per l'inverno. Assolutamente. Esatto, dovresti pensare di comprare le creme di L'Occitane che comunque hanno un buon inci, perché avete visto nella votazione di tutti, adesso vorrei andare a controllare, però penso che abbiano tutti 4 punti su 5, quindi davvero un buon inci per un prezzo, sì, non proprio low cost, ma per un prodotto comunque valido. Estate, inverno, poi direi, facciamo una rapida carrellata, aspettate che leggo, sì, ecco, stavo leggendo per le votazioni, direi che quella che mi è piaciuta meno a questo punto è quella alla peonia, ma ce l'immaginavamo, e invece a pari merito se la giocano quella alla mandorla e quella ai fiori di ciliegio, forse un pochino di più la mandorla, però più o meno siamo a pari merito. E allora, adesso sono curiosa di sapere se voi avete provato qualcuna di queste creme. Qual è la vostra preferita ed è se vi siete trovate bene. Io come sempre spero sia stata utile e mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e lasciatemi un commentino qui sotto. Alla prossima, ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!